E poi, tra l'altro, potreste perdervi questo ritaglio del filtro di Prometeo con questa specie di capello afro. Esatto. È veramente notevole il Non si può filtro. Sì, non si può vedere, vedere. effettivamente. Ma guarda, se faccio un DJ, Sì, fantastico. è molto. Boh, non lo so, è molto discoteca anni 70. Ok, Oh, sembra un torniamo. budino. Sì. Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati qui su Weird TV. Io sono Elvis e sono in compagnia del mio socio Prometeo. Buongiorno Prometeo. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Te lo meriti, Prometeo, perché sappiamo tutti quanti quanto tu sia appassionato di questo setting e di questo gioco, ma questa Eh è sì. un'altra storia. Ci sarebbe un piccolo semiracconto che andrebbe un po' a raccontare come è nato il Vero. nostro rapporto tra me, te e Weird, Vero. ma questa è un'altra storia. Lo faremo in un'altra puntata. Faremo una reaction sul sito Viola e ne parleremo. Ovviamente, per quanto riguarda questo contenuto, non è una vera e propria recensione, ma è una presentazione. Questo è quello che vogliamo fare Giusto. oggi. Vogliamo esporvi quello che è questo gioco per quanto riguarda tutte le sue componenti, o perlomeno vogliamo fare qualcosa di basico, affinché poi voi attraverso i commenti possiate interagire con noi e possiate anche chiederci di specificare determinate cose, di approfondirle, e noi siamo qui a disposizione per poterci essere, rispondervi e creare ulteriori contenuti multimediali per soddisfare Assolutamente. le vostre informazioni, la vostra voglia di sapere. Ti ho introdotto subito come un grande appassionato di questo setting. Adesso raccontaci, Vero? per favore, in breve, che cosa può rappresentare il gioco di ruolo di Conan per chi non conosce questa ambientazione. Allora, giustamente Conan dall'esterno può sembrare un ennesimo fantasy, diciamo, magari più un dark fantasy, però comunque un ennesimo, diciamo, setting con un mondo immaginario dove i personaggi vivono avventure di stampo medievaleggiante, no? Con la magia, la stregoneria. In realtà Conan appartiene a una nicchia molto particolare di racconti che sono venuti fuori dalla mente di Robert Howard, e lui fu proprio anche il padre comunque del fantasy che sarebbe venuto fuori, e soprattutto dello Sword and Sorcery. Quindi Certo. comunque il gioco prende a piene mani dalle sue opere, dai suoi racconti, che erano di stampo, sì, diciamo questo mondo fantastico, immaginato in un'era precedente addirittura alla preistoria, no? Però comunque aveva uno stampo anche molto crudo, molto pulp, quindi cioè, non si lesinavano scene cruente o tematiche molto forti. È difficile che ci fossero i classici eroi fantasy in Conan, era più probabile invece che ci fossero degli antieroi che si ritrovassero nei panni dell'eroe perché si trovavano nel mezzo della vicenda, come appunto in Conan. Che lui letteralmente passa da barbaro a soldato, a pirata, a ladro, per poi diventare anche re. Quindi, nel senso, tutto il gioco di ruolo può essere strutturato attorno a queste situazioni che si possono costruire attorno ai personaggi che, appunto, magari partono con l'idea semplicemente di avere qualcosa da mettere sotto i denti per poi ritrovarsi con delle ricchezze smisurate, ok? Assolutamente. Mi introduco a gamba tesa, scusa se ti interrompo. C'è un'altra Vabbè. cosa che vorrei effettivamente aggiungere. Noi abbiamo giocato da poco una sessione abbastanza speciale con delle tinte Lovecraftiane. Qui in alto sul banner e anche in descrizione potete trovare il link di questa giocata. Tra poco pubblicheremo anche le altre due parti, non vi preoccupate, andate a vedere. Sì, andateli a vedere. Esatto, ci sono dei piccoli spezzoni di influenza Lovecraftiana. Come possiamo spiegare al nostro pubblico il perché di tutto ciò? Allora, beh, è presto detto, nel mondo di Conan si trovano comunque questa sorta anche di orrore cosmico che era del periodo, poiché comunque Howard e Lovecraft erano molto amici, si scrivevano, hanno mantenuto, diciamo, rapporti epistolari per tutta la loro carriera, diciamo, di scrittori, e si sono influenzati a vicenda. Letteralmente ci sono degli elementi dell'universo di Conan all'interno delle opere di Lovecraft, così come ci sono degli elementi di Lovecraft nelle opere di Howard. Lui aveva Certo. tutto un modo per interpretare l'orrore cosmico dell'amico Lovecraft e lo ha inserito a modo suo. E infatti nel gioco ci sono addirittura delle creature proprio prese e tematizzate dall'universo di Lovecraft, come ad esempio nel manuale base possiamo trovare gli abitatori del profondo, che sono proprio tipici di Lovecraft. Assolutamente.
Io suggerisco comunque sia a chiunque non conoscesse questa ambientazione di prendere e recuperare del materiale. Ci sono tantissimi libri, audiolibri, sì, c'è anche il film, esatto, con Schwarzenegger, quindi anche quello comunque recuperatevelo. E io direi, Ale, che abbiamo dato sufficienti indizi per quanto riguarda la lore. Adesso andiamo su una cosa più concreta, proprio quella inerente al gioco di ruolo stesso, perciò adesso si parla delle meccaniche. Oh yes. Allora, questo gioco sfrutta il 2D20 System, che è un sistema originale creato appunto da Modiphius, che è il publisher originale di questo gioco, che Weird ha tradotto, e questo sistema sfrutta, come si può capire tranquillamente dal nome, un tiro di base che utilizza due dadi da 20 facce, ma non è finita qui. Fondamentalmente bastano due tipologie di dadi per poter giocare a pieno regime a questo gioco, i dadi da 20 e i dadi da 6. Con i dadi da 20 facce si vanno a strutturare i vari test, mentre con i dadi da 6 facce si potranno definire i vari danni e le varie condizioni da affliggere ai nemici durante le battaglie. Prom, vai con un bel approfondimento, vero, dividiamoci un po' la cosa perché qui c'è tanto tanto da dire. Sul 2D20 System c'è molto da dire, in effetti. Apparentemente può sembrare un sistema, diciamo, strano, ma in realtà ci sono molte similitudini a sistemi che già conosciamo. Come funziona, di base? Per affrontare una prova, ogni giocatore tira per il proprio personaggio due dadi da 20. Classico, no? Cioè, penso, piuttosto semplice. I risultati su questi dadi da 20 devono essere sotto una determinata soglia che è stabilita tramite una somma di attributo più abilità. Facciamo un esempio. Mettiamo caso che dobbiamo scalare un muro. Sui dadi da 20 dobbiamo totalizzare un valore che sia inferiore alla nostra somma di forza più atletica. Ok? Mettiamo caso quindi che sia 11. Dobbiamo totalizzare 11 o meno di 11, ok? E in quel caso si totalizza un successo. Ora, le difficoltà in questo gioco aumentano con l'aumentare dei successi che bisogna totalizzare sulla prova. Quindi, una prova molto difficile, anzi, una prova quasi impossibile, richiederà 5 successi, perché in Conan si va da difficoltà 0 fino a difficoltà 5. La difficoltà 0 è proprio, in realtà, cioè le cose più banali, neanche si dovrebbe tirare per la difficoltà 0. Comunque, per farvi capire. Quindi, per le prove molto difficili, quando noi abbiamo soltanto due dadi, come si fa per raggiungere 4 o 5 successi? Allora, intanto ci sono diversi elementi. Il primo elemento è proprio nelle abilità, perché le abilità hanno due valori. Il valore di competenza, che significa quanto siete bravi, e il valore di focus, che è un po', diciamo, le vostre capacità straordinarie che si manifestano quando sul risultato del dado da 20 voi totalizzate un valore che rientra nel range del valore di focus. Torniamo al nostro esempio di scalare un muro. Mettiamo caso che voi nella vostra abilità di atletica abbiate competenza 3 e focus 3. Significa che se voi sul dado da 20 totalizzate un numero pari a 1, 2 o 3, siete rientrati nel range del focus della vostra abilità e quindi avete totalizzato due successi. E questo già determina che si possano ottenere più successi anche soltanto con un lancio del D20. In più, è possibile ottenere dei dadi da 20 bonus tramite la spesa di alcune risorse particolari oppure tramite l'equipaggiamento. Ci sono diversi modi per ottenere i dadi bonus. Il numero massimo di dadi bonus che si possono ottenere è 3. Quindi con i due dadi standard potete arrivare fino a 5 di 20 da tirare in un solo tiro. Ora, mettiamo caso che voi abbiate totalizzato molti più successi della difficoltà. Che cosa succede, Elvis, tu che hai giocato al gioco? È una meccanica molto carina, in realtà. Ogni successo extra che tu vai ad ottenere quando effettui questo test ti permette di aggiungere un punto impeto alla tua riserva. Il massimo di questi punti della riserva, appunto, è di 6. Quindi, quando sarete al tavolo, sfrutterete un dado a 6 facce, lo aggiornerete di volta in volta. Quando sarete sui giochi digitali, prendetevi un appunto o qualcosa. Però, fondamentalmente, questi punti sono veramente tantissimo importanti. Sono l'elemento chiave di questo gioco, secondo me, possono aprire veramente tante meccaniche. Attraverso questi punti, spendendoli, voi potete fare varie azioni. Come diceva Ale, potete spenderli per poter aggiungere dadi extra. Un punto impeto uguale un dado extra. Oppure potete anche usarli per disarmare il nemico. Potete addirittura usarli per ostacolare maggiormente i vostri avversari, facendo salire di uno il grado sfida dei loro test. In questo gioco tira anche il master e sarà molto interessante, appunto, un gioco di meccaniche che si andrà a creare fra il party e il master. Adesso vi spiegheremo tutto nel dettaglio. Esatto, infatti i punti impeto rappresentano una delle due risorse del gioco a disposizione dei giocatori per aumentare le proprie possibilità
in Conan. Ma non soltanto a livello di dadi, come ha detto Elvis, anche a livello proprio narrativo. Con i punti impeto si possono ottenere molti effetti, ci sono anche diverse doti che rappresentano un po' i talenti, per fare un esempio con il gioco più famoso del mondo, che in qualche modo si attivano con la spesa di punti impeto. Per non parlare poi delle stregonerie. Qual è l'altra risorsa a disposizione dei giocatori? Sono i punti fortuna. I punti fortuna sono meno dei punti impeto e, come i punti impeto si possono ottenere all'interno del gioco e si ricaricano ad ogni sessione, poi ovviamente c'è chi può averne di più e chi può averne di meno in base anche a come viene creato il personaggio, questi punti danno dei forti bonus. A livello di regole, quando voi effettuate una prova e decidete di spendere un punto fortuna, potete aggiungere un dato bonus prelanciato che con il risultato di 1. Questo significa che automaticamente quel punto fortuna vi frutta 2 successi. Così, semplice semplice. In più, i punti fortuna possono essere utilizzati, ad esempio, anche per far scampare il proprio personaggio alla morte. Oppure, nel caso che magari non vogliate dirgli addio così presto. O ancora, per aggiungere elementi narrativi. Tra l'altro, per chi ha visto quella sessione, vi ricordo che i punti fortuna sono stati usati in maniera impeccabile dai miei compagni di giocata, che hanno creato una stalattite che ha ucciso il boss finale. Quindi, attenzione, potete aggiungere anche degli elementi nella scena, piccoli, niente di tanto significativo, ma se poi sapete valorizzarli, riuscite veramente a fare delle combo devastanti. Quindi, veramente è bella questa cosa anche dei punti fortuna. Esatto, infatti i punti fortuna rappresentano proprio un mezzo tramite il quale il giocatore può interagire con la scena. C'è proprio una meccanica molto molto forte di queste risorse che possono essere spese per modificare le scene. Ed è molto bello, devo dire. La seconda, infatti, risorsa non a disposizione dei personaggi che fa cose di questo tipo sono i punti fatalità, che sono una risorsa del master. Possono essere utilizzati dal master come punti impeto per i PNG praticamente, e in questa maniera lui può rendere un PNG un avversario più potente, più ostico da sconfiggere, o addirittura, una cosa che adoro, può utilizzare i punti fatalità per chiamare i rinforzi. Fantastico. Ma non solo questo, perché il GM con i punti fatalità può anche cambiare la scena in gioco, certo, e può aggiungere degli elementi che magari possono essere un terreno difficile, oppure una strettoia, o perché no, a un tratto i personaggi si spostano, cambiano zona e si ritrovano su un ponte, su un mare di lava. Ok, d'accordo, è fantastico, cioè nel senso, io adoro questa cosa. Assolutamente. Quindi è proprio un tipo di risorsa che è molto fluida e permette di creare delle scene molto adrenaliniche, perché in effetti le scene d'azione, pulp, adrenaliniche, al cardiopalma letteralmente, siano un elemento fondamentale in Conan, cioè spinge proprio il regolamento a viversi delle scene di questo tipo. È fatto apposta, ragazzi, è fatto proprio apposta. Introduco, come dicevo prima, c'è questo discorso appunto di gioco tra il party e il GM, perché c'è questo tipo di meccanica che vi sto per spiegare. Allora, quando Ale vi diceva che quando tieni uno col dado, o comunque sia meno fai e meglio è, cosa succede quando c'è il 20, no? Il classico dado del fallimento critico. Qui non c'è la meccanica del fallimento critico, però c'è una cosa molto più interessante e malleabile. Sì. Allora, in poche parole, mettiamoci nei panni del GM che chiede un test a un suo giocatore, quest'ultimo ottiene un 20. Ad esempio, il GM in questo caso può convertire il 20 ottenuto dal giocatore in 2 punti fatalità che poi andranno a sommarsi alla sua riserva. Allora, esatto. I punti fatalità ve li ha spiegati un po' Ale, la complicazione invece ve la spiego io. La complicazione va usata sul momento, in quella determinata scena. Io vi ho dato durante la mia masterata un esempio di come sfruttarla. Il mio giocatore ha ottenuto 20, che cosa è successo? Ho deciso di fare in modo che la sua spada si bloccasse all'interno del corpo del nemico, e tutto ciò ha portato il personaggio ad avere una complicazione in gioco. Ma non è finita qui, perché così come il master può farlo verso i giocatori, anche i giocatori, a loro volta, possono fare questo tipo di interazione quando un PNG, quindi un personaggio sfruttato dal GM, ottiene 20. Quindi non si gioca con i tiri di dado nascosti, voi potete vedere i tiri del vostro GM e quando lui malauguratamente otterrà un 20, sarete voi a ridere, sarete voi a dire: ok, vogliamo che tu ottenga una complicazione e voi la decidete. Ovviamente il GM deve sempre avere l'ultima parola, non è che quando 20 gli esplode il cervello al boss finale. Ovviamente lì bisogna trovare anche un accordo al tavolo. Oppure, in alternativa,
quando un PNG ottiene 20, il GM può decidere di scalare i suoi punti fatalità di 2. Esatto. Due punti di fatalità e non ottenere la complicazione per i suoi personaggi. Quindi esatto. C'è molta versatilità tra questi punti. Inizialmente non sono cose immediate, ma dopo già la prima sessione di gioco al tavolo iniziate sicuramente a capire un po' come funzionano questi punteggi. Semplicemente l'unica cosa che vi viene chiesto è di monitorarli. Una volta che inizierete a farlo diventerà una cosa molto più pratica. E esatto. Quando capirete questi meccanismi, tutti questi punti che all'inizio sembrano veramente tanti e caotici, ma fondamentalmente sono queste tre cose con i loro relativi schemi, lì poi potrete divertirvi e sbizzarrirvi nel fare le varie combo tra tutte queste cose. Esattamente. E poi tra l'altro aggiungo questo: considerate sempre una cosa, per chi segue le live del canale Twitch di Weird, questa cosa l'avrà già sentita, non detta da me ma detta da Simone. Ragazzi, quando c'è un regolamento che è particolarmente corposo, non dovete necessariamente prendere tutto il regolamento e metterlo sul gioco al primo giorno di sessione, d'accordo? Se c'è qualcosa che lì per lì non vi convince troppo, oppure dite questa roba mi ingombra nella sessione, considerate sempre l'idea di introdurla in seguito, quando i personaggi si saranno già abituati al regolamento per quello che è. Quindi considerate sempre che il regolamento è uno strumento e voi lo utilizzate come vi pare. Conan ha un ottimo regolamento, se sentite di avere bisogno di più tempo prendetevelo tranquillamente. Siete voi a dover decidere come usare il manuale, non il contrario. Esattamente. Quindi... esattamente. Molto bene, direi che con il regolamento ci siamo. Ovviamente questa è la parte più complicata di una presentazione come questa, quindi se qualcosa non vi è chiaro fatecelo presente, faremo altri video di approfondimento magari inerenti, specifici a questa cosa, magari faremo delle live su Twitch, vi scriveremo un papiro di quarto livello nei commenti. Non vi preoccupate, siamo qui per fornirvi assistenza su questo prodotto, per farvelo conoscere meglio, e non esitate a farlo. E già che ci siete lasciate anche un bel like e iscrivetevi, quindi... esatto. Ci fa piacere, supportateci, sostenete questi video, perché altrimenti Weird poi dopo non ce li fa più fare a noi due, chiama qualcun altro e io prometto ormai vogliamo continuare a fare i video. Bene. E sarebbe triste. Sarebbe triste. Per noi sicuramente, magari anche per voi. Dai, va bene. Allora, e poi tra l'altro potreste perdervi questo ritaglio del filtro di Prometeo con questa specie di capello alto. Esatto. È veramente... non si può vedere. Sì, non si può vedere effettivamente. Ma guarda, se faccio un digia, fantastico. Sì, è molto... non lo so. Molto discoteca anni 70. Ok. Oh, sembra un budino. Sì. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ci resta semplicemente da dire che per quanto riguarda me ed Elvis, questa presentazione è stata comunque un piacere. Poi ovviamente, come vi ha detto anche lui, noi abbiamo... non c'è proprio una vera e propria storia, ma siamo comunque legati in maniera particolare comunque alla presentazione di questo gioco, perché comunque abbiamo fatto la nostra prima intervista insieme, è stata appunto proprio con Conan. Detto questo, quindi, Conan è un gioco fatto per ricreare le atmosfere delle opere di Howard. Non è un normale fantasy, non è un dark fantasy, cioè sì, ci sono tutti questi elementi dentro, ma c'è molto di più, soprattutto c'è una forte ispirazione alle sue opere. Se conoscete queste opere e se siete degli appassionati, questo gioco, ragazzi, è perfetto, veramente. Se non conoscete queste opere, intanto il manuale è pieno di citazioni e di modi per farvi entrare nella visione che aveva Howard delle sue storie. Ci sono moltissimi consigli su come creare delle storie howardiane con questo gioco. In più, in realtà, come vi ha detto Elvis, ci sono tantissimi elementi che possono essere ripresi, come ad esempio i film, oppure tantissimi fumetti, se avete pazienza e capacità di recuperarveli, perché molte delle illustrazioni all'interno del gioco derivano appunto dai fumetti e sono fantastiche le illustrazioni e fantastici fumetti. Ma poi anche ci sono moltissimi audiolibri, ci sono molti modi per inserirsi all'interno dell'atmosfera di Conan. Quindi questo è un gioco fatto per giocare nell'era Hyboriana ed è veramente molto profondo a livello di tematiche e a livello di setting, tutto. A noi piace particolarmente il sistema, come abbiamo detto, a me onestamente piace, so che a Elvis piace. Bella Ale, hai detto perfettamente quello che penso anch'io. Aggiungo effettivamente una cosa che ho detto anche prima, non voglio essere logorroico, ma ve lo dico lo stesso, vi chiedo scusa. Allora, attenzione, date un'opportunità a questo sistema. So che ci sono tanti giochi, tanti sistemi nuovi, ma fondamentalmente non fatevi spaventare. Non è difficile come sembra. Una volta che siete sul campo, ci state giocando, lo prendete, lo assimilate e lo riuscite a gestire come meglio crederete.
L'importante è avere un party con cui avere voglia di condividere un'avventura che possa essere in un certo senso molto più viva, molto più dinamica, descrittiva. Quindi non combattete con il classico attacco e mi difendo. Arricchite la narrazione, perché arricchire la narrazione in questo gioco vuol dire arricchire le vostre riserve di punteggi e permettere, insomma, questo ciclo di narrazione e punteggi di essere sempre vivo e sempre attivo. Vero. Adesso è il momento della conclusione, quindi vi dico una cosa, vi ricordo ancora di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Inoltre, qui in descrizione trovate il link d'acquisto sul sito di Weird. Se siete appunto qui prima del 27 di maggio, questo gioco è ancora attualmente in pre-order. Sono arrivate le scatole da poco, molto presto al termine del pre-order partiranno gli ordini di stampa, di conseguenza ci saranno i classici tempi logistici e finalmente potrete avere anche i manuali cartacei sul vostro tavolo da gioco. Noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, fateci sapere anche qui sotto nei commenti di quali altri giochi vorreste degli approfondimenti o sì, delle presentazioni. Qui è tutto, grazie e un salutone, ciao! Ciao ciao!